benvenuti, benvenuti. Ah, non sapete, sì, Uli è nel solito ragazzino, stupidino, mostricciattolo, chiamiamolo come vuoi, l'alieno che convive con me, praticamente convive. Lo svezzo, ecco, diciamo. Parliamo invece di un film del 1957. Di quale film parliamo? Scheda! E l'anno di ruolo di... Frehotsleam noi limit neu. Ese ui, ese ap. E desat nauk mishrot mesh devan el lim. Honna, i tuni me ubat nakko, a tarut. Ore in neuk nai berolo. As neshat na fogit ammar, era nesh. Narui na tani da ishir. Il film si intitola A 30 milioni di chilometri dalla Terra. Finalmente anche l'Italia viene invasa dallo spazio, era ora. Beh, in realtà comunque arrivano con le loro navicelle e i raggi cosmici. Zitta! Trailer! Video! Ulien, trailer! Arrivano, cioè prendono un passaggio praticamente da una nave spaziale americana. Esattamente. In rientro sulla Terra. E dove vanno ad ammarare? In Sicilia. Santa Rosalia! I pescatori recuperano gli astronauti. Siamo bambini forse che abbiamo paura? Che già sono preoccupati per l'oggetto recuperato durante la missione nello spazio. Ma la cosa che più mi fa impazzire è che quasi ce l'avevano fatta. L'oggetto misterioso è un uovo dal quale esce un lucertolone. Che cos'è? Da dove è sbucato? Mimmo, lui lo ha portato. Che cresce a vista d'occhio per colpa dell'ossigeno terrestre che praticamente gli cambia il metabolismo. È sbalorditivo quanto è cresciuto in poche. Solo la corrente elettrica riesce a sedarlo. E certe tensioni riescono a paralizzarle. Ma proprio sul più bello... È enorme. Chi è che ha tolto la luce? Pam, blackout. Noi ci facciamo sempre riconoscere. Signor Contino, che è qui a nome del governo italiano. E la bestia fugge dal... Giardino zoologico di Roma. Cosa fa? Invade tutto il centro di Roma. Qui, generale, a Ponte Sant'Angelo! Tutti i monumenti, ed è il panico! Il filone qui! Ah, si immerge come Anita Ekberg Marcello in Fontana di Trevi? B, diventa la mascotte di Gardaland? C, l'esercito americano continua a proteggerci e risolve il problema? La soluzione, come al solito, alla prossima puntata. Ma com'era finito il finalone quiz dell'invasione degli ultracorpi nel 1956? Beh, rivediamo le soluzioni e scopriamo insieme quella giusta. Da dove proveniva il camion? Santa Mira. Correte alla radio e fate dare l'allarme generale. Le autostrade devono essere bloccate, il traffico fermato, tutti i corpi di polizia mobilitati. Centralino, mi dia l'FBI di Los Angeles. Sì, è un caso d'emergenza. Bene, bene, gli hanno creduto. Comunque, prima di chiudere, vorrei consigliarvi altri due film del 1957. Ma consigli, non avevo puntata, non la ricordo se non America. La meteora infernale. Ma abbiamo già detto che se un pericolo non si vede fa più paura? Just like Ben,
Town. Meteora cade nel deserto americano. I suoi frammenti si rigenerano grazie al contatto con l'acqua. Qui non ci sono mostri a quattro zampe o con i tentacoli. L'intruso è un minerale. C'è da impazzire! Il piccolo pueblo e i suoi abitanti sono in pericolo. Il mostro inorganico uccide, pietrifica le sue vittime e più riceve il liquido, più cresce in altezza. Centinaia di blocchi. E la fattoria dei Simpson è sommersa. Povero, non uccide per conquistare il pianeta, ma per una propria sopravvivenza. Questo essere va matto per le nostre sostanze, quelle che rendono elastica la pelle umana. E si è come mutato in solida pietra. Roba tipo collagene. Non si sa da dove iniziare. Inondazioni, crolli e suspansa al 100%. Non si possono risolvere tutti i misteri in una volta sola. Un altro film è Radiazione BX Distruzione Uomo. 61 minuti in bianco e nero ed è considerato una delle più celebri pellicole fantascientifiche degli anni 50. The Incredible Shrinking Man. The Incredible Shrinking Man. Una nube radioattiva cambia la vita di Scott, che giorno dopo giorno perde peso e statura. Guarda un po', anche la camicia è più larga. La vita non è più uguale, il mondo di tutti i giorni attorno a lui diventa pericoloso. Scott, sei là dentro? Sino a raggiungere un'altezza di una bambolina e vivere all'interno di una casa giocattolo. Esci pure, ma chiudi bene le porte. Chiaramente il gatto di famiglia lo vede, lo cerca e lui deve per forza fuggire da questo bestione, no? Reinventarsi la vita e recuperare la sua. Diventa sempre più piccolo, sino a vivere in prima persona l'esperienza dell'infinito. Sono così vicini, l'infinitesimale e l'infinito. Ridi, ridi! Cosa avrà mai da ridere? Adesso te la do io l'esperienza dell'infinito. Ti porto un bello stregato che ti... ti mangia. E adesso un bagnetto. Odiano l'acqua.